Diciamo che lo sto iniziando bene questo video, proprio nel migliore dei modi, ma è veramente veramente difficile. Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il video in cui io vi parlerò comunque del mio periodo buio che ho avuto e che ho ancora, perché non mi nascondo che comunque è questo che voglio dirvi: la depressione, le malattie mentali, che sono a tutti gli effetti delle malattie, delle problematiche che invalidano la vita, i problemi di attacchi di panico, di ansia, di CA, quindi qualsiasi tipo di problema mentale, sono delle vere e proprie malattie da cui è difficile uscirne. E molto spesso, ad esempio, io che comunque, ad esempio, è da un anno fa che comunque sono stata male, poi diciamo sono stata bene, adesso sto di nuovo un po' male, insomma, cerco, non male come la prima volta, ma comunque sto male, cerco di fare questo video, vi devo dire la verità, anche come terapia per me stessa, oltre che per aiutare chi è in questa situazione. È facile e probabile avere anche delle ricadute, quindi non vi preoccupate, dovute a varie problematiche comunque della vita, periodi di stress. Io adesso risponderò un po' alle vostre domande e poi vi chiedo qua nei commenti se volete scrivermi delle domande. Io comunque sono attiva perché mi fa piacere aiutare voi, aiuta me stessa, non so come spiegarvelo, ma è una cosa che mi fa stare veramente tanto tanto bene, poter dare una mano alle persone che si trovano, scusate, nella mia situazione o comunque stanno passando un periodo brutto. Allora, con la terapia hai capito cosa ti fa stare male? O sto passando la stessa cosa? Ho ricevuto tantissime domande e veramente, allora, io con la terapia non ho capito il perché, cioè le radici profonde del mio malessere non le ho capite, però comunque il mio psichiatra, perché vi ho detto che sono andata da diversi psicologi, alla fine ho trovato uno psichiatra che mi ha curato anche farmacologicamente e con lui io faccio comunque anche terapia, insomma, quando vado parliamo, quindi faccio anche quello, però comunque non siamo riusciti a capire, cioè non siamo andati a fondo nella mia vita, nel passato, insomma, in questo, però lui mi ha detto che comunque la causa scatenante è lo stress, comunque lo stress, mi sono stressata troppo, ho lavorato troppo, perché comunque anche per il lavoro che io faccio, comunque cioè, mi sono trovata per un periodo, adesso comunque ho diminuito troppo perché lui me l'ha detto come prima cosa da fare, a lavorare H24, comunque tipo anche la sera io lavoravo, anche la notte a volte lavoravo, vi ricordate, a montare video, a lavorare. Io soffro di depressione, vado veloce che voglio rispondere a più domande possibile. Io soffro di depressione, cerco di tenere la bada tutti i giorni. Ultimamente non sto bene, ecco, diciamo che la stessa cosa pure a me, proprio in questo periodo che comunque sto male, sarà comunque anche il tempo che comunque non smette di piovere, io sono molto meteoropatica e bisogna comunque cercare di lottare tutti i giorni, ecco, questa è una cosa che volevo dirvi. Io comunque sto cercando di lottare perché comunque se mi metto nel letto, se mi fermo è finita, la testa prende il sopravvento, i pensieri prendono il sopravvento ed è la fine. Quindi in che modo cerco? Ecco, voglio dirvi un po' i miei segreti, come faccio io. Vedete come faccio, ad esempio, mi trucco, mi faccio la skin care, mi trucco, mi vesto colorato, cerco di tenermi impegnata, di fare comunque le cose che amo, di non chiudermi, non chiudetevi, cercate di stare con persone che vi fanno stare bene, anche se all'inizio vi sembrerà strano, no? Perché magari siete circondati da persone, state con le persone, però voi comunque restate nel vostro mood, state male, siete depresse, avete pensieri. Io poi soffro comunque anche di pensieri intrusivi, quindi ho tutti questi pensieri negativi e brutti per la testa. Mi sembrerà strano, però vi posso assicurare che poi a lungo andare sarà una terapia e vi verrà comunque il buon umore e quei pensieri diventeranno più leggeri man mano. Una cosa che a me aiuta proprio tanto, ma proprio tantissimo, che entro in un modo ed esco diversa, è la palestra, l'allenamento. Quello vi posso consigliare veramente di farlo, cioè io a volte mi vado ad allenare che sto veramente male, cioè sto proprio a terra, esco dall'allenamento, cioè che mi
sto bene, mi sento molto meglio, psicologicamente molto su, ho la testa proprio piena di luce, pensieri più positivi, insomma mi sento più leggera, ecco, questo è il termine. Quindi quello, credetemi, anche se è una cosa che voi pensate, dite molto spesso che è depresso, che soffre depressione, cioè dice ma che lo faccio a fare, tanto non cambia nulla, però fidatemi di me, provate una volta. Vi assicuro che state meglio, raga. Quella è una cosa che mi ha aiutato tanto. Poi vi ho detto subito partire la mattina, skincare, make-up, vestirsi, mettersi qualcosa di colorato addosso, un profumo che ci piace, compratevi un profumo che vi piace. Queste cose qua. E continuare a fare le cose che chiamate. Ad esempio, io amo fare video, quindi sto continuando a fare video con moderazione, senza esagerare, perché comunque il dottore me l'ha detto che non devo esagerare, sto facendo le dirette. Chi mi sta seguendo lo sa, sto facendo dirette quasi tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, insomma come riesco senza stressarmi su Instagram e su TikTok. Se mi volete seguire mi fa piacere. Dai magazzini Carlita Shop, parliamo dei prodotti che a me piace tanto, quella è la mia passione, prodotti, e parlando di quello mi distraggo. Quindi vedete, tutte queste cose che vi piacciono comunque vi aiutano, anche se sembra strano, vi aiutano. Mi chiedete tutti, c'è qualcosa in particolare che ti ha portato ad avere la depressione? Credi di aver capito la causa? Quello che mi ha detto il dottore è stato lo stress, comunque, forte stress, psicologico che mi ha portato a questo, quindi l'aver preteso troppo da me stessa, voler essere sempre perfetta, sempre al top, sempre a lavorare, sempre di più, insomma, questo. Ho un parente che soffre, ho fatto di tutto, ma non so più come tirarlo fuori, mi sento inutile. Non è facile stare vicino alle persone che soffrono di depressione, raga. Non è veramente semplice. Io vi dico però, siate presenti, è importante essere presenti con l'affetto, con i gesti, anche con una carezza, con un abbraccio, con una parola di conforto. Questo comunque fa tanto. Nessuna domanda, da persona che c'è stata dentro per anni, ti ringrazio per condividere la tua esperienza. Grazie a voi ragazze, veramente, veramente grazie a voi. Come facevi ad uscire da casa nonostante tutto, gli shooting, i video per lavoro, le ridirette? Ecco, questo è. Io cerco di. Allora, l'anno scorso, quando sono stata proprio male, io per un periodo mi sono proprio annullata, non facevo niente, ragazzi. Cioè, io no, cioè, non riuscivo a fare niente, quindi sono bloccata in tutto, non facevo più shooting, video di lavoro, dirette, niente. Adesso che comunque sto un po' meglio, comunque ogni tanto ho queste ricadute, eccetera, comunque cerco sempre di non abbattermi, di riuscire a fare qualcosa, insomma, riuscire a fare qualcosa, anche se non tutto quello che vorrei fare, anche se non riesco a fare tutto, però qualcosa. Riuscire a farlo perché comunque mi distrae, la distrazione è importante, veramente per non dire essenziale. Ci soffro anch'io, purtroppo certe volte è così difficile. Io veramente vi sono vicina, ragazze, se mi volete scrivere sia qua su YouTube che su Instagram, io vi sono vicina, raga, e mi dovete credere, per me è un piacere, ve lo giuro che è una cosa che mi fa stare bene, aiutarvi e starvi vicino, perché so cosa significa. E se non ci sei passato, se non hai avuto la depressione, se non hai avuto i pensieri intrusivi, se non hai avuto gli attacchi di panico, se non hai avuto l'ansia, se non hai avuto tutte queste cose, non puoi sapere cosa si passa, è veramente terribile. A volte vorresti veramente desiderare di scomparire per mettere fine proprio a questo disagio, a questa situazione. Quindi, come hai capito che la depressione, chi ti ha aiutato? Beh, si capisce perché comunque cioè, inizia quando vedi, inizialmente magari erano 2 o 3 giorni che magari mi sentivo giù così, poi questi pensieri intrusivi, poi il fatto che comunque io per esempio non piango mai, non sono una persona che piange molto, piangevo sempre, ma comunque te lo senti, cioè se c'è la depressione sta sicuro che ve ne accorgete, se non ve ne accorgete, se ciò avete il dubbio, non siete depressi, ragazzi, perché la depressione ti mangia, è un male oscuro, è una malattia vera e propria, insomma, quindi non vi preoccupate, una cosa è avere un disagio, stare un po' male, sentirsi un po' giù, una cosa è avere proprio la depressione.
Quindi non vi preoccupate che ve ne accorgete. Poi a me è stata proprio diagnosticata, perché comunque lo psichiatra me l'ha diagnosticata la depressione con pensieri intrusivi. Quindi, allora, il nome del dottore, se lo volete, ve lo do in privato. Magari scrivetemi su Instagram, scrivetemi in privato e ve lo do, perché non vorrei che questo povero dottore che si trovasse pieno di persone, insomma, perché comunque non voglio che si stressi neanche lui, perché comunque cioè, non mi sembra, insomma, carino, perché però se lo volete in privato io ve lo do. Allora, hai mai provato a capire cosa ti ha effettivamente scatenato la depressione? E questo ve l'ho detto, stress comunque quello mi ha causato, a detta dello psichiatra. Come è cominciata? C'è stato un episodio scatenante? Sì, in effetti a me è iniziato tutto da questi pensieri intrusivi che sono venuti fuori vedendo un video, un film, e da là comunque è iniziato tutto il mio calvario. Anche io c'è stato un periodo che ero un po' caduta in depressione. Come hai fatto per sconfiggerlo? Come ho fatto? Io, vi dico la verità. Ci ho messo tanta forza per uscirne, però mi hanno aiutato tanto anche i farmaci, e i farmaci che non mi hanno causato effetti collaterali, tranne comunque per prendere un po' di peso, vi dico la verità, perché comunque, però ci sta che comunque ti fanno avere fame. Ad esempio io all'inizio che avevo comunque la depressione, stavo male, non prendevo farmaci, io non mangiavo più, non facevo più nulla, quindi non avevo proprio più lo stimolo della fame. Quindi poi prendendo questi farmaci ti fanno di nuovo riavere fame e comunque ti portano un po' a ingrassare, e questa è una cosa molto comunque negativa, però come dico sempre, meglio qualche chiletto in più, che comunque è importante curare la salute mentale, che è essenziale ragazze, senza di quella non facciamo nulla. Allora, poi, ma quante domande mi avete fatto? Allora, ta 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 ta. Forse è solo la sensazione mia, ma da quando eri bionda ti vedevo più sicura e felice. Può essere così? No, ma semplicemente, raga, il colore dei capelli è legato al fatto che io comunque quando ero bionda ero, cioè, era semplicemente che stavo bene, ero felice, ma non perché ero bionda, insomma, non so se mi riesco a spiegare. Poi io mi sono fatta bruna ad ottobre, più o meno, quando già comunque già stavo un po' meglio, quindi già avevo superato un po' ottobre-novembre forse. Sì, quindi no, il fattore dei capelli non è una causa della depressione. E comunque io mi piaccio anche comunque bruna, anche se comunque nei giorni comunque no, ovviamente non ti piace neanche, vabbè, ci sta. Poi, vabbè, perché mi dite sempre questa cosa biondo bruna, non è un'offesa, anzi, bionda sembra 10 volte più giovane, lo scuro ti fa matura. Comunque, ditemelo anche voi nei commenti, che se è aperto questo dibattito su bionda bruna, fatemi sapere voi come mi preferite, se bionda o bruna. Allora, hai paura di tornare come prima dopo che avrai smesso con i farmaci? Sì, c'è sempre questa paura. Ovviamente io ad esempio adesso ho scalato un po', però comunque ho paura di tornare come prima, però comunque insomma, l'importante è comunque stare bene. Quindi anche se dovrò riprendere di nuovo i farmaci, raga, l'importante è stare bene, vi dico la verità. Allora, si può prevenire la depressione? Tornando indietro, cosa non faresti? No, mi devo dire la verità, secondo me non si può prevenire. Tornando indietro, cosa non faresti? Ma forse sì, non esagererei con il lavoro, queste cose qua, però no, non si può prevenire secondo me, perché comunque la depressione è una malattia, come tutte le malattie ti viene, a volte non c'è neanche una causa, e a volte sì, a volte no, ma comunque molte persone ne soffrono, quindi non c'è una causa, possono essere infinite le cause, oppure nessuna, questo è. Quando capisci che non è tristezza passeggera e che senza farmaco non ce la puoi fare, lo capisci, fidati, come ho detto prima, lo capisci. Dopo quanto tempo che prendevi farmaci hai visto gli effetti? Devo dire che comunque in breve tempo questo, forse un paio di settimane, comunque sì.
vedere gli effetti comunque sì, anche dopo una settimana comunque si inizia a calmare un po' l'ansia, o comunque dopo 2 o 3 settimane si inizia a stare meglio. Io vi dico la verità, non sono favorevole ai farmaci, voi lo sapete, io non sono una persona che ama i farmaci, però in questo caso a me hanno aiutato, quindi mi sento di tranquillizzare le persone, ovviamente sotto consiglio di uno psichiatra, di uno specialista, di un dottore, perché comunque anche lo psicologo può prescrivere i farmaci. Se ritiene opportuno che vadano bene per voi, io vi dico fidatevi dello specialista, affidatevi proprio alle mani dello specialista, perché se servono a farvi uscire, a farvi stare bene, ovviamente, cioè non è che il farmaco fa tutto, voi dovete metterci comunque tanta forza di volontà. Il farmaco vi diminuisce l'ansia, vi dà il buon umore, tutte queste cose, però siete sempre voi a dover agire. Proprio quando vedete che, ecco, questo è quello che faccio, quando vedo un po', magari che ho quel momento no. Appena però mi viene qualche pensiero positivo o mi passa un po' l'ansia, oppure subito mi precipito a fare cose, a pensare positivo, vado in palestra, faccio questo, faccio la diretta, faccio tante cose, insomma per reagire. Quindi ecco, così facevo io, cioè il farmaco mi aiutava, però ero io che reagivo, quindi dovete essere voi, raga, che dovete reagire, non è il farmaco che comunque è la bacchetta magica, insomma questo voglio dire. Io ci sono dentro di nuovo, anche perché le cose esterne alla salute non mi aiutano, anzi passerà, passerà, passerà. Io conosco tante persone che ne sono venute fuori, non perdete, non perdiamo la speranza. Anche io, vedete, avete visto come ho iniziato il video e come lo sto finendo? Avete visto come sono più propositiva, come sono più, insomma, più positiva proprio, meno negativa rispetto all'inizio. E dobbiamo pensare che se ne esce, che comunque passerà. Ovviamente ci possono essere periodi negativi perché comunque la vita è piena di problematiche e comunque vanno affrontate, eccetera. Però curiamo la nostra salute mentale. In che modo? Ve l'ho detto come? Facendo sport, curando l'alimentazione, prendendoci momenti di relax, concedendoci momenti appunto di riposo, fuori dalla routine, non lavorare, 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 non va bene, nessuno può lavorare, 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 bisogna avere anche momenti di riposo, momenti di svago e di relax, e soprattutto anche stare al sole, cioè questa giornata che praticamente non esce un po' di sole, non so da quanto tempo, anche stare alla luce del sole, prendere aria, quindi non chiudetevi in casa, non chiudetevi in voi stesse, ma continuate a fare le cose che amate e che vi piacciono, anche se non trovate piacere, anche se vi sembra inutile, fatele lo stesso, questo è il modo per uscirne. Quindi, ecco questo, per risollevarti dal tuo giorno un po' così, cosa fai? Ecco questo faccio. Faccio tutte quelle cose che amo. Io amo stare in contatto con voi, quindi faccio il video, faccio la diretta, mi faccio la skincare, mi trucco, vado in palestra, tutte queste cose qua, raga, che comunque mi fanno bene. Come ti senti quando il tumore va giù? Raga, malissimo, cioè non vedo via d'uscita, vedo tutto nero, non so neanche spiegarlo, comunque è bruttissimo. È una cosa che vi giuro non auguro neanche al mio peggior nemico, perché cioè non so, io a volte penso che veramente non ci sia nulla di peggio di questo, è brutto, brutto veramente, raga, è proprio brutto. Tu meriti il meglio, spero un giorno che questo tuo periodo possa finire, sei un essere di luce. Grazie, raga, come vi amo quando mi dite queste cose. Quanto hanno influito gli insulti degli haters sulla tua depressione? Ma io sono forte da questo punto di vista, vi dico la verità. Questo non mi interessa, però mi rendo conto che forse come un commento positivo, anche messaggi positivi, a me fanno tanto bene e comunque mi sento piena d'amore quando mi scrivete le cose belle, no? Probabilmente e sicuramente un effetto avranno questi messaggi comunque negativi, no? Quindi, però io comunque, se devo dirvi che è stato quello, no, assolutamente no, raga.
però sicuramente non fanno piacere, anche se adesso comunque io non ci soffro, ormai sono forte da quel punto di vista. Avere un bimbo, doversi prendere cura di lui, seguirlo ed essere presente, ti ha aiutato nel percorso? Assolutamente sì, perché lui, ad esempio, io comunque stamattina mi sono svegliata con un certo mood, con i miei pensieri negativi, ad esempio, comunque sono stata male perché ho detto da qualche giorno che comunque mi sembra di essere di nuovo in un baratro, vabbè, comunque. Mi sono svegliata, mi sono fatta forza, l'ho lavato, l'ho vestito, l'ho preparato, quindi lui comunque che ti fa ridere, ti fa sorridere, comunque prenderti cura di lui, cercare di non trasmettergli il tuo malumore e comunque anche passare del tempo con lui sì, ti aiuta tanto, quindi sì, questa è una cosa che vi aiuta tanto, in generale vi aiuta tutto ciò che vi fa comunque distrarre, quindi io questo vi dico, prendetevi tutte le distrazioni e fate tutte le cose che comunque amate e amavate, tutte le cose che comunque vi piacevano prima di questo periodo no, c'erano delle cose che vi piacevano, ecco fatele quelle cose perché comunque anche se vi può sembrare inutile, quelle cose vi aiuteranno. Quindi io adesso vi saluto perché sennò questo video viene veramente veramente lunghissimo. Spero che questa chiacchiera che ci siamo fatti vi sia di aiuto e vi possa veramente, veramente aiutare, veramente confortare a chi ci sta passando o comunque in generale. Magari un domani io non ve lo auguro assolutamente, però se doveste avere un momento negativo vi potreste ricordare di questo video e vi potrà dare un briciolo di positività e di speranza, questa cosa mi riempie il cuore. Quindi fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like, bei commenti, tiratemi un po' su, dai, aiutiamoci a vicenda, quella è la cosa importante, perché è importante anche aiutare gli altri, fa stare bene te stesso, anche questa è una cosa che dovete fare, potete provare a fare, aiutare gli altri fa stare bene voi stessi. Io vi mando un bacio grande, vi aspetto su IG, su Instagram e su TikTok anche. Un bacio grande, vi aspetto nei commenti, mi raccomando. Ciao!